Buongiorno ragazzi, spero vi sia piaciuta la prima parte degli strumenti a corda, precisamente gli archi, e adesso iniziamo la seconda parte degli strumenti a corda pizzicata. Facciamo un piccolo passo indietro. Ricordo che gli strumenti a corda si suddividono in strumenti a corda strofinata e a corda pizzicata, per la modalità con la quale viene messa in vibrazione la corda stessa. Tra gli strumenti a corda strofinata ricordiamo il violino, la viola, il violoncello e il contrabbasso, che rientrano nella famiglia degli archi, proprio per l'utilizzo dell'archetto. Tra gli strumenti invece a corda pizzicata prenderemo in considerazione soltanto l'arpa, la chitarra classica, la chitarra elettrica ed il basso elettrico. Gli strumenti a corde pizzicate che prenderemo in considerazione sono appunto i quattro che il vostro libro descrive: arpa, chitarra classica, chitarra elettrica e basso elettrico. Tutti e quattro producono un suono per mezzo della vibrazione di una corda che viene appunto pizzicata. Le corde possono essere però pizzicate in due modi, o direttamente dalle dita dell'esecutore oppure con l'utilizzo di un plettro. Ascoltiamo un po' di musica. L'arpa. E la chitarra classica. L'arpa presenta una serie di corde che vengono tese fra la cassa di risonanza in basso e la mensola in alto. Hanno colori diversi per essere più facilmente individuabili. Il Do per esempio è rosso e il Fa può essere nero e blu. Queste corde, in numero di 47, possono eseguire suoni di 6 ottave. Da Do a Do sarebbe un'ottava, quindi 6 volte queste note. Ogni corda può produrre 3 suoni, vengono pizzicate dalle dita dell'esecutore. Esiste una cassa di risonanza che amplifica il suono dato appunto dalle corde pizzicate. Esiste una colonna che contiene i tiranti che ci permettono di andare a modificare l'intonazione delle singole corde e dei pedali. L'arpa infatti è dotata di 7 pedali, il cui azionamento permette all'arpista di ottenere un maggior numero di suoni. L'arpista può produrre sonorità differenti. Diciamo che un elemento caratterizzante dell'arpa è glissato. Il glissato si ottiene appunto strisciando le dita sulle corde.
quarto elemento caratterizzante è l'arpeggio, che si ottiene suonando in rapida successione una nota dopo l'altra. La chitarra classica è il secondo strumento a pizzico che prenderemo in considerazione. È divisibile in tre parti distinte: la paletta, il manico e la cassa armonica. Quest'ultima ha una forma simile a un otto e ha la funzione appunto di amplificare il suono. Il suono che viene catturato da questa cassa armonica fuoriesce poi dalla buca. Il manico in legno, anche egli, ospita la tastiera dove passano le corde. Il manico è diviso in tasti per mezzo di delle piccole lamine di metallo. Poi esiste la paletta, che è la parte appunto finale della chitarra, nella quale sono inserite le chiavette o piroli, che hanno la funzione appunto di tirare o allungare le corde fino alla giusta intonazione. Ci permettono di intonare la corda. Le corde sono il numero di 6. Hanno uno spessore diverso, generalmente in nylon, eventualmente in metallo, e sono fissate al ponte nell'estremità inferiore sulla cassa armonica e alla paletta appunto nell'estremità superiore. E ascoltiamo un po' di musica. We'll be right back.
Questo è Beethoven, il terzo movimento della sonata al chiavo di luna per pianoforte. Così come la chitarra classica è divisibile in tre parti distinte: il corpo, il manico e la palette. Il corpo lo potremmo definirlo cassa armonica, proprio perché non ha la funzione di catturare il suono, amplificare il suono delle corde, quindi la vibrazione delle corde, così come è nella chitarra classica. Nella chitarra elettrica il corpo è sostanzialmente un pezzo di legno sul quale sono inseriti dei pick-up, cioè dei microfoni, che catturano la vibrazione delle corde. Questi microfoni, appunto, posizionati in due, massimo tre parti distinte dal nostro corpo, catturano la vibrazione delle corde e lo trasmettono all'amplificatore. Più l'amplificatore sarà potente e più il suono della chitarra sarà forte. All'interno del corpo abbiamo comunque anche la presenza del ponte, che in questo caso è un ponte che si può muovere grazie all'utilizzo di una leva, detta appunto leva del vibrato. Alzando e abbassando questa leva, il ponte si alza e si abbassa di conseguenza e cambia l'intonazione delle corde, creando quell'effetto chiamato appunto del vibrato. Il manico presenta dei tasti, così come nella chitarra classica, e su di esso sono presenti le corde. Le corde sono di metallo, sono 6, e scorrono appunto per tutto il manico. Vengono pizzicate, in questo caso, dal plettro. Il plettro è una sottile lamella di plastica, che può avere forme disparate, ma pressoché è sempre un triangolo. Infine abbiamo la paletta, che è uguale a quella della chitarra classica, semplicemente un po' più piccola, e sono presenti insomma le meccaniche che servono per intonare la nostra chitarra. Il basso elettrico è sostanzialmente uguale a una chitarra elettrica, semplicemente ha un manico più lungo, delle corde di conseguenza più lunghe ed il suono prodotto sarà più grave. Anche egli è divisibile in tre parti distinte, quali il corpo, il manico e la paletta. All'interno del corpo abbiamo tutti quegli elementi tipici anche della chitarra elettrica, quali il pick-up, il ponte, che in questo caso non ha una leva del vibrato, dei potenziometri, cioè dei piccoli bottoni che hanno la funzione di abbassare e alzare il volume e variare un po' sulle qualità del suono, e poi una mascherina che può esserci o non esserci ed è presente anche nelle chitarre elettriche ed ha una funzione puramente estetica. Poi abbiamo appunto il manico, che è decisamente più lungo rispetto a quello di una chitarra elettrica, perché sono più lunghe, oltre ad essere più grosse, anche le corde. La tastiera può avere i tasti, così come una chitarra elettrica, ma può esserne anche sprovvista. Le corde presenti all'interno del nostro basso elettrico sono collegate tra la paletta, quindi la meccanica presente nella paletta con i pioli, e il ponte, che è presente invece nella parte del corpo. Le corde sono tradizionalmente 4 e a partire dagli anni 80 però queste corde divennero anche 5 e addirittura 6. Un grande personaggio, un grande bassista quale Jaco Pastorius, inventò il basso fretless, un basso particolare senza l'utilizzo della divisione in tasti, cioè il manico non aveva la divisione in tasti. Ovviamente molto più complesso da suonare, da intonare, un po' simile l'idea alla concezione dei violini, viola, violoncelli, contrabbassi. Ed ascoltiamo il basso elettrico. Thank you.
Abbiamo chiuso il cerchio con tutti gli strumenti a corda, pizzicata o strofinata. Diciamo che dovete solo metterci un pochino di tempo per riascoltare i file magari più volte e mi raccomando, tranquilli, non andate a vedere il minimo particolare. L'importante è riconoscere gli strumenti, saperli riconoscere all'ascolto e a sapere le quattro cose essenziali per ogni strumento. Quindi non andate a distruggervi, a spaccarvi la testa e cervellarvi per imparare tutto. Certo, se sapete tutto ben venga, però andrà tutto bene, tranquilli. Buono studio e buon divertimento e buona